E la richiesta viene inoltrata al governo di Berlino. Bismarck interviene, ormai non è più sul, diciamo, in zona di operazioni, è tornato a Berlino e lì guida il governo e guida la politica estera e la politica militare del governo. Bismarck al Reichstag interviene, al Parlamento, e denuncia la richiesta di Thiers, un po' ricattatoriamente, perché è un uomo troppo acuto per credere a ciò che ora vi dirò e gli dichiari come pericolo. Cioè lui dice: Thiers ci chiede di restituire i prigionieri di guerra per costituire un esercito, poi per mettersi magari d'accordo con la Comune e riprendere la guerra contro di noi. Quindi la risposta è no. Thiers manda, siamo ormai ai primi giorni di maggio, la Comune esiste da un mese e mezzo, nei primi giorni di maggio del 71, Thiers manda il suo uomo di fiducia, Favre, a Francoforte. A Francoforte Bismarck si degna di riceverlo dopo alcuni giorni e gli risponde: se si tratta di schiacciare la Comune ci pensiamo noi, siamo lì. Favre, su indicazione di Thiers, risponde: mai, sarebbe l'onta massima che noi, governo provvisorio della Repubblica Francese, accettiamo che l'esercito occupante provveda a massacrare i francesi asserragliati nella capitale. E ottiene di firmare la pace. Avevamo i preliminari di pace il 26 febbraio, il 10 di maggio, quindi lo fa aspettare 6 giorni a Francoforte il misero Favre, firmare la pace, alzare di molto le riparazioni di guerra, per cui la Francia, la neonata terza repubblica francese, si impegna a pagare 5 miliardi di franchi come riparazioni di guerra alla Prussia, ormai all'impero tedesco, e in cambio gli viene concesso che una certa quantità di uomini che erano prigionieri possano inquadrarsi nell'esercito di Versailles e scatenare la repressione, la famosa settimana di sangue. Dal 21 al 27 di maggio, la Semaine Sanglante detta, che è ancora la macchia, potremmo dire, più atroce nella storia della cosiddetta Terza Repubblica Francese. Massacro, si combatte la trincea, la barricata, casa per casa, ma la forza dell'esercito regolare è di gran lunga schiacciante, prevalente rispetto alle formazioni di questa Guardia Nazionale della Comune, e soprattutto, secondo un dettame tipico della ferocia repressiva, non si fanno prigionieri, e il celebre massacro dei 30.000 fucilati, che è una cifra spaventosa se uno pensa che tutti i caduti, diciamo le vittime del grande terrore del 1793-94 erano state 3.500. 30.000 fucilati. E il generale che si incarica di questa operazione, MacMahon, diventerà poi presidente della Repubblica dopo Thiers, considerato da MacMahon e dai suoi seguaci che lo eleggono presidente della Repubblica spostato troppo sulla sinistra. MacMahon è il macellaio che ha fatto questa ecatombe, alla quale tiene dietro poi una sistematica cacciata nelle colonie penali oltre Atlantico di tutti coloro che vengono sospettati di aver fatto parte del governo della Comune, soprattutto donne. La Comune ha aperto forse più di ogni altro movimento politico ottocentesco lo spazio politico alle donne. Louise Michel, una delle più note, ha scritto anche un libro in cui racconta quelle vicende, soprannominata la Vierge Rouge, no? La Vergine Rossa, anch'essa mandata in Nuova Caledonia, quindi colonie penali oltre Atlantico in cui questi prigionieri marciscono anni e anni. L'esecuzione capitale più spettacolare di cui parlò anche la stampa
dell'epoca fu di un leader militare della comune, si chiamava Nathaniel Rossel, il quale era stato in realtà un comandante militare nell'assedio di Metz. Metz era un forte talmente ben munito che i prussiani difficilmente lo avrebbero potuto espugnare pur dopo Sedan. Ma il tradimento al vertice, il generale Bazaine ed altri, consentì ai prussiani di prendere Metz. Questo uomo, questo Rossel, che era un alto ufficiale, sfugge al disastro della resa di Metz e si rifugia a Parigi e diventa un leader militare, anzi il capo della Guardia Nazionale. Come ricordate, ho parlato prima di Garibaldi come interlocutore remoto. Garibaldi è lì, è a Digione, quindi non è tanto lontano dalla capitale dove c'è il governo della Comune. Il Comitato Centrale della Comune chiede a Garibaldi di assumere la dittatura. E Garibaldi risponde: la dittatura è l'unica via per salvare la rivoluzione, ma non accetta di assumersela e quindi si pensa di affidare questo ruolo a Rossel. Rossel viene preso prigioniero, c'è un processo farsa ed è l'ultimo, diciamo, dei fucilati dopo quei 30.000. L'indignazione non fu corale rispetto a questo massacro. Alcuni personaggi, alcune figure del panorama politico-culturale francese si mossero e ne ricorderò almeno una che merita per tante ragioni di essere qui ricordata, ed è un personaggio che era stato poi un antagonista di Napoleone III, e cioè Hugo, romanziere di fama. Hugo aveva in realtà una lunga carriera politica alle spalle, era stato giovanissimo, impegnato già nel 30 e poi parlamentare nella rivoluzione del 48, inizialmente su posizioni monarchiche, poi repubblicano, esule dopo il colpo di Stato di Luigi Bonaparte, torna in Francia dopo la caduta di Napoleone III e intraprende una campagna intensa per rivendicare l'onore dei comunardi e soprattutto per ottenere l'amnistia per tutti i condannati che sono stati relegati nelle colonie penali. La stampa lo attacca, i giornali lo chiamano il vecchio pagliaccio, è impazzito, si dà notizia che è fuori di sé, è fuori di senno. Ma Hugo riesce a farsi eleggere al Senato e intraprende questa campagna appunto per l'amnistia. E contemporaneamente, mentre svolge questa azione che avrà un suo coronamento molto tardi, poco prima della sua morte in sostanza, mentre svolge questa azione parlamentare controcorrente, con l'ostilità corale della stampa cosiddetta moderata, scrive il suo romanzo forse più politico, cioè 93, il 93. Sintomatica questa scelta. È un romanzo che racconta le vicende del 1793, cioè le vicende della Repubblica attaccata dalle coalizioni antifrancesi, difesa con la durezza del terrore e del Comitato di Salute Pubblica. Quindi è un romanzo che allude alla vicenda degli anni 1793-94, pensando alla vicenda della Comune. Questo parallelismo è stato percepito e vissuto da larga parte del gruppo dirigente che ha guidato la Comune finché la Comune non è stata schiacciata. Basta pensare almeno un paio di dati. I giornali della Comune spesso hanno la stessa testata dei giornali del 93, la Midiu Peuple, il Père Duchesne, cioè i giornali di Marat, i giornali che erano stati lo strumento politico più vivace durante quella breve e intensa esperienza della prima Repubblica francese. L'altro dato, se vogliamo, più estetico ma molto significativo, è che il poeta simbolo della Comune, Eugène Potier,
poeta impegnato politicamente, che è l'autore del testo dell'Internazionale, no? Dell'inno che noi tutti conosciamo come l'Internazionale, musicato sulle note della Marsigliese. Quindi l'intreccio fra l'esperienza della rivoluzione del 93 e quella della Comune, in certo senso, è reso concretamente visibile, percepibile nella fusione di una musica legata a quella vicenda remota e di un testo che nasce ora come Internazionale, quindi non come le parole della Marsigliese, che sono parole tutte molto nazionaliste, patriottiche, patrie, nation, eccetera. L'Internazionale ha un'altra prospettiva, ma la musica è quella. Veniamo dunque a un bilancio che forse è giusto trarre. Potremmo dire che i due più lucidi interpreti di questa vicenda sono da una parte Bismarck e dall'altra Marx. Io non vi ho fatto vedere un'altra immagine che forse era giusto, è quella del vecchio Blanqui, che è questo signore. Blanqui, detto l'enfermé, uomo simbolo del socialismo francese non marxista, che è tenuto prigioniero, è catturato e tenuto prigioniero a Bordeaux dal governo repubblicano, e quando la Comune ha chiesto la sua liberazione, dando in cambio il vescovo di Parigi, che era prigioniero a Parigi, Thiers ha detto: tenetevi il vescovo e io continuo a tenere sotto custodia il vecchio Blanqui, che era nato nel 1804, quindi era anche un vecchio dal punto di vista anagrafico. Ma l'ultima immagine dovrebbe essere quella di Marx medesimo, comodamente assiso e messo in posa, chiaramente, di una bella fotografia d'epoca. Dicevo, i due interpreti più lucidi sono il principe di Bismarck, che abbiamo visto quasi all'inizio, e Marx. Perché dico questo? Bismarck è autore, era un classicista, aveva una magnifica conoscenza del greco e del latino, ma non era il suo mestiere, ovviamente. Ha scritto, dopo che ha rotto con Guglielmo II nel 1890, un libro di memorie, come molti politici fanno, intitolato Pensieri e ricordi, Gedanken und Erinnerungen. Nel libro, che è in due tomi, insomma è un classico della memorialistica politica, non si parla mai esplicitamente della Comune. Quindi può sembrare strano che io dica uno degli interpreti più lucidi della vicenda è Bismarck. Ma perché dico questo? Perché nelle pagine che Bismarck dedica al suo capolavoro politico, che Guglielmo II poi ha in certo senso disfatto, e cioè il patto dei tre imperatori, Drei Kaiser Bund. I tre imperatori sono l'imperatore di Germania, da lui creato a Versailles, lo zar e l'imperatore d'Austria, col quale egli ha combattuto nella guerra del 66, no? Non ci dimentichiamo che la cosiddetta terza guerra d'indipendenza italiana in realtà è la guerra tra la Prussia e l'Austria nel 1866, in cui si infila il governo italiano e ottiene Venezia, eccetera. Il Drei Kaiserbund è tipico di un uomo disinvolto e spregiudicato come Bismarck, che prima sconfigge l'imperatore d'Austria e poi lo coinvolge in un'alleanza. I tre imperatori sono, nella testa di Bismarck, la garanzia non solo della pace in Europa, ma anche della resistenza preventiva alla rivoluzione. Lui si esprime così, credo che valga la pena leggere in questa buona traduzione italiana le sue parole: la triplice alleanza dei tre imperatori, a cui originariamente, dopo la pace di Francoforte, la pace di Francoforte è quella del 10 maggio del 71, in cui il povero Favre promette 5 miliardi di franchi pur di avere il permesso di reprimere la Comune, a cui originariamente, dopo la pace di Francoforte, miravo, e intorno alla quale avevo già nel settembre 1870
quindi appena dopo Sedan, tastato il terreno a Vienna e a Pietroburgo, era una alleanza dei tre imperatori col sottinteso dell'Italia monarchica, no? Quella che in latino si direbbe la pars adiecta, avente di mira la lotta che temevo, sotto una forma o sotto un'altra, imminente tra le due tendenze europee che Napoleone I chiamò la tendenza repubblicana e la tendenza cosacca, e che io, secondo le idee odierne, designerei come il sistema dell'ordine su basi monarchiche da un lato e la repubblica sociale dall'altro. Quindi, mentre egli sconfigge la Francia a Sedan, la umilia con la pace di Francoforte, la aiuta a schiacciare la Comune, lui ha già in testa che il futuro sarà uno scontro tra reazione e socialismo, di cui la Comune è stato un embrione, un piccolissimo antefatto, che egli intuisce essere un protagonista del futuro. L'altro analista, diciamo, al quale credo giusto riferirmi è Marx, per l'appunto, il quale, pur avendo avuto fortissimi dubbi sulla praticabilità della rivoluzione, come ho detto al principio, lo si ricava dalle tante perplessità che lui esprime nel carteggio privato, e tuttavia nel momento in cui avviene la soppressione, la repressione sanguinosa, schiera l'Associazione Internazionale dei Lavoratori a fianco, a riscatto della Comune. Come dicono i malevoli, si appropria post eventum della Comune. In realtà compie un'operazione di grandissimo significato. Senza che l'Associazione Internazionale dei Lavoratori dia un postumo avallo alla grandezza di quell'esperimento, quell'esperimento sarebbe stato liquidato come un fatto di ordine pubblico, liquidato in una settimana di repressione, che ancora, a quanto pare, dà fastidio al Ministero della Cultura francese nell'anno 2021. Quando invece, in questo scritto molto argomentato, La guerra civile in Francia, che ha immediatamente una traduzione in quasi tutte le lingue, in danese, tedesco, fiammingo, francese, olandese, italiano, polacco, russo, serbo-croato, spagnolo, quindi in tutta Europa e anche oltre Atlantico, no? L'internazionale aveva una sede anche in America. La diffusione di questo scritto dà all'esperienza della Comune un significato mondiale, epocale. Da quel punto in avanti la Comune diventa il punto d'inizio del socialismo, dell'esperienza concreta del socialismo, e Marx viene additato come il capo terribile, temibile, pericolosissimo di un complotto mondiale del socialismo. Cioè, mentre fino a qualche anno prima è un uomo noto negli ambienti proletari, negli ambienti socialisti, soprattutto tedeschi, con la Comune diventa il leader riconosciuto dall'avversario. Come mai, si potrebbe dire, questa forse è una considerazione che meriterebbe di essere posta forse alla conclusione del nostro racconto, come mai una prospettiva come quella che la Comune ha cercato di inverare, ve l'ho descritta molto sommariamente, potremmo dire, usando un linguaggio così un po' schematico, di estinzione dello Stato, realizzata recta via, senza passaggi intermedi, spontaneamente, viene apprezzata e lanciata come modello da un uomo certamente incline invece al calcolo delle forze in campo, al realismo. Ma perché per Marx stesso quello è l'obiettivo remoto, il futuro che ci sarà dopo un più o meno lungo periodo di conflitto e di dittatura proletaria. Quindi non è vero quello che talvolta si osserva, che
che strumentalmente un uomo lontanissimo dalla prospettiva della comune in certo senso l'ha assunta su di sé strumentalmente. È vero il contrario, cioè ha additato un pezzo di futuro molto lontano. Un'ultima considerazione, i 30.000 fucilati. Il muro dei fucilati è ancora oggi un luogo, per così dire, di pellegrinaggio politico per chi abbia voglia di occuparsene visitando la capitale francese. Ma fu un trauma che ha lasciato il segno non solo da parte dei massacratori, ma è stato, come dire, l'antefatto della durezza quando la rivoluzione si è ripresentata. Coloro i quali hanno insistentemente ricordato l'anniversario della Comune sono i futuri dirigenti della rivoluzione d'ottobre. Vorrei ricordare tre nomi, forse. Il primo è quello di Lenin, il quale scrive in memoria della Comune sin dal 1908, additandola come congruente con la prospettiva che egli poi affiderà all'opuscolo Stato e Rivoluzione, in cui si parla per l'appunto della prospettiva dell'estinzione dello Stato. Poi Trotsky scrive nel 1920, un opuscolo molto polemico, polemica con Karl Kautsky, intitolato Terrorismo e comunismo, perché Kautsky accusava i bolscevichi di usare metodi terroristici, cioè di instaurare il terrore come nel 93-94 parigino. E in questo opuscolo c'è un capitolo intitolato La Comune del 1871 e la Russia dei Soviet. Torna sull'argomento l'anno dopo, nel 1921, con uno scritto che è pubblicato in realtà in Francia tre anni dopo, all'interno di un volume piuttosto dimenticato, ma molto interessante, intitolato per l'appunto La Commune del 1871, il cui concetto centrale è: hanno perso perché non hanno potuto organizzare un partito politico che guidi la lotta e una formazione militare che la realizzi. Quindi la lezione della Comune nell'immediato non è soltanto la prospettiva più o meno remota sulla quale convergono personaggi così diversi, ma è anche la lezione concreta di come ancora 30 anni dopo, 40 anni dopo, è possibile ricominciare laddove la Comune era stata sconfitta. Grazie.